via i paletti rossi e bianchi utilizzati come protezione dal molo di Pesaro. Dopo lunghe settimane di polemiche arriva la decisione definitiva, battaglia vinta da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e Andrea Biancani. Il consigliere regionale ha parlato così dell'argomento ai nostri microfoni. Sì, devo dire che abbiamo fatto l'incontro insieme al sindaco, siamo andati a parlare direttamente all'autorità portuale in Ancona, la promessa che l'autorità portuale ci ha fatto è di rimuoverli, hanno promesso che ci avrebbero fatto avere una soluzione alternativa, stiamo attendendo la soluzione alternativa, che comunque non possono essere i paletti, perché riteniamo che quella parte, il molo di Levante, è uno dei posti più belli che ha la città di Pesaro, dove ci sono tantissime persone che vanno appunto lì per godersi il tramonto, ma soprattutto per godersi uno spazio veramente bello, accogliente, ma dove c'è tantissima tranquillità, e quindi a breve stiamo aspettando questa soluzione, ma ci auguriamo appunto che venga quanto prima per riuscire a trovare una soluzione a un progetto che, così come oggi, non va sicuramente bene, perché per noi il porto deve essere un porto bello, deve essere un porto accogliente, e quei paletti non sono sicuramente belli, ma poi col passare degli anni o dei mesi saranno sicuramente arrugginiti, si diventeranno ancora più brutti, e quindi daranno una sensazione di degrado in questa parte del porto di Pesaro.